Dottor Mazzi, quali sono le ragioni della scelta di Eurostat di diffondere dal 29 aprile la stima flash del PIL europeo a 30 giorni anziché a 45 giorni di distanza dal periodo del trimestre di riferimento? Ma diciamo che sono anni che si lavora e si pensa a questo miglioramento in termini di rapidità della produzione del PIL. Fondamentalmente la ragione iniziale per questo era di cercare di avere delle stime che fossero in linea con quelle degli Stati Uniti, in modo tale da fornire ai nostri policy makers delle informazioni del tutto comparabili con quelle americane, che è particolarmente importante, specialmente in periodi di incertezza economica. Quindi questa qui è stata la motivazione di lungo termine. Chiaramente per realizzarla ci sono voluti anni di lavoro, confronti, decisioni importanti prese sulla metodologia e sulle procedure da seguire, ma ci sembra che sia assolutamente una decisione giusta e che sarà accolta in maniera molto positiva dai media in generale, dal pubblico.